tutti insieme davanti al Tribunale di Padova, il luogo dove le imprese fallite consegnano i libri contabili, un rischio che corrono migliaia di imprese padovane come le altre d'Italia, un flash mob per mostrare la faccia di chi è disperato, costretto a guardare la fine della propria azienda. Non solo bar e ristoranti, tante le categorie stremate dalle chiusure, agenzie di viaggio, gioiellieri, banchetti, cerimonie, abiti da sposa, mercati, turismo. I toni sono esasperati anche dalle ultime notizie sui vaccini, con AstraZeneca riservato agli over 60, il protocollo per il vaccino nelle imprese che sfuma. Questo è l'ultimo passo, dopodiché dovremo consegnare i libri in tribunale. Le nostre imprese ormai non ce la fanno più, siamo arrivati allo stremo, siamo stanchi, ci sentiamo presi in giro, non vogliamo ristori perché abbiamo capito e visto che ristori non ce ne sono purtroppo. Noi vogliamo vaccinare persone. E vogliamo che finisca anche questo balletto che sembra più una gara di lobby con i vaccini più che l'emergenza di vaccinare le persone. Così come è enorme il numero delle vittime, così cresce il numero delle aziende che muoiono. Per questo artigiani e commercianti, spina dorsale d'Italia, sono determinati. Sono pochi per senso di responsabilità e per evitare assembramenti, ma ormai contenere la protesta è diventato molto difficile. Siamo davanti al Tribunale di Padova e ricordiamoci che adesso non è più un gioco e non è più un tanto di parlare. Noi abbiamo bisogno di fatti concreti. Oggi ce n'è per tutti, anche per l'Europa che sta facendo il tiro a piattello con le nostre imprese. Noi non vogliamo più subire queste situazioni, noi vogliamo assolutamente che siano fatte le cose con coraggio e determinazione. Se dovevano chiudere, che chiudessero tutti e basta, almeno dovevano la speranza di uscire. Abbiamo tantissimi morti in questo paese e tantissime ancora gente all'ospedale, e questo non è colpa nostra, questa colpa è di qualcuno che non ha saputo amministrare questo paese.